conosce bene, che si sforza di rimanere nella sequela di nostro Signore Gesù Cristo, ma disperatamente si sforza di rimanere dietro di lui, cercando di assorbire tutti i puff di polvere che scaturiscono dal passaggio suo su questa terra. Non dimentichiamo dove camminava, quali erano i sentieri che frequentava, che tipo di calzature portava. E non posso fare a meno di avvertire dentro un forte senso di solidarietà verso quella che è, verso quello che è il costrutto fondante, il substrato fondante e fondativo del suo modo di vedere il mondo e quindi della visione spirituale che ci ha lasciato. Ma proprio perché sono convinto che Gesù, alla luce anche di uno dei suoi comandamenti più grandi e fondamentali, non giudicate, per non essere giudicati, e non fate agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te, e soprattutto anche poi faccio che vuoi, è venuto non a ingabbiarci all'interno di paradigmi teologici costrittivi e limitanti, evolvenze possibilità evolutive legate alla nostra umanità più autentica, ma è venuto soprattutto per liberarci, per fare di noi delle persone libere. E quindi significa avvicinare la mente al cuore, la cuore e il cuore alla mente. Vedete, la strada che dal cuore va al cervello è molto più corta di quello che dal cervello porta al cuore, quindi significa che il nostro cuore dobbiamo usarlo come strumento di percezione, come strumento capace di regalarci quelle intuizioni necessarie e sufficienti a mettere poi in moto tutto ciò che rappresenta la nostra razionalità, il nostro raziocinio, la nostra capacità di interpretare, anche grazie all'ausilio dei cinque sensi, l'input che ci provengono dall'ambiente esterno all'interno del quale siamo posti. E quindi la mia è una lettura di un cristiano che si sforza di essere autentico, ma proprio perché il suo maestro gli ha regalato i talenti, quei talenti capaci di farlo muovere in piena libertà all'interno del sentire di questa dimensione spazio-temporale che non è unica, si pone, si è posto, si porrà domande più o meno fondamentali e quindi va alla ricerca di una lettura diversa di tutto ciò che è stato. E allora non lo faccio mai, però voglio leggervi qualcosa che forse apparterrà all'introduzione del mio primo libro di ufologia. Ne ho scritto altri trattando argomenti che non hanno nulla a che spartire con l'ufologia. Forse è arrivato il momento, alla luce di quasi 45 anni di esperienza in questo campo, di scrivere una sorta di le mie memorie ufologiche. Silenzio con i telefonini che ve li metto sotto i piedi, che ho dei tacchi che riconosco. Abbiamo detto che parleremo di paleoastronautica, cioè attività astronautiche dell'antichità. Forse in un passato più o meno remoto ci sono state delle interazioni tra alieni ed umani. E allora cosa potrebbe essere davvero successo? Seguitemi, perché se vi distraete andiamo a casa senza aver concluso niente. Tant'è che io poi il lavoro l'ho messo lì perché verba volontà stricta manica, per cui le slides, come dicono quelli che si intendono l'inglese, sono portatori di un messaggio fondamentale perché creano l'imprint giusto all'interno del nostro apparecchio sensoriale, quindi lasciano delle immagini che susciteranno da qui anche a qualche giorno delle riflessioni giuste sulla serata di stasera. Allora, cosa potrebbe essere davvero successo dietro le quinte degli eventi umani negli ultimi millenni? Vantando noi,
vantando le nostre capacità, evolutesi con noi da quando abbiamo scoperto che eravamo diversi dagli altri animali, abbiamo pensato come uomini e creduto di essere discendenti, anzi figli, di esseri superiori. E questi superiori ce lo hanno fatto anche credere, imbrogliando così le carte in tavola. La scienza oggi ci dice che il nostro universo ha la bellezza di 13,5 miliardi di anni di età. Forse si è formato da un Big Bang di partenza che ruppe la singolarità di un nucleo primigenio e ne irradiò tutta la forza in esso contenuto, espandendola e creando così un territorio immenso nello spazio e nel tempo, territorio immenso contenente all'interno tutti i principi della vita e le regole per la crescita e l'evoluzione della stessa. Ma vedete, c'è posto qua, anche qua, è un territorio così grande, forse infinito nel suo divenire, ci dovrebbero necessariamente essere delle vite che si evolvono prima, perché nate prima delle altre e che esplorano il territorio per il piacere di scoprire, per desiderio di potenza e per affermazione legittima di tale potenza. In pratica, per una questione culturale e politica. Oggi sta nascendo nelle migliori accademie del mondo una corrente di pensiero che sta portando alla formazione di cattedre in esopolitica. Se qualcuno dallo spazio viene a bussare alla porta della nostra realtà, chi deve rispondere per tutti? Come dobbiamo approcciarci a questo incontro vertibilmente alto? Dominare altre vite, istradarle a capire. Con noi stanno facendo fatica, devo dire, perché noi abbiamo la testa dura. E occupare nuovi spazi. Guardiamoci intorno. Le formiche, seguite, le formiche fanno le stesse cose. La domanda che però ne deriva è: ma le formiche sono consapevoli di quello che fanno? In fondo sono insetti con una primitiva organizzazione sociale e politica del territorio e hanno conflitti con altri gruppi. Ma le formiche sanno che noi esistiamo? Noi le schiacciamo sotto i nostri passi e distruggiamo i formicai passandoci sopra con le ruote enormi di SUV e fuoristrada alla moda, o magari catturandone alcune per fare esperimenti e studiarle. Guardate, io non vi dirò tutto, però all'interno di questo linguaggio che ho deciso di usare stasera c'è tutto. Chi ha orecchie per intendere, intenda. E forse le formiche non si accorgono neanche che siamo loro infinitamente superiori. Anche se sono secoli e secoli che le calpestiamo e addirittura alcune nostre etnie le mangiano pure. Qual è allora il senso e lo scopo della vita? Io sono un Vasco Rossiano in ordine a questa domanda. Ci voglio trovare un senso. Ce n'è il senso della vita stessa. Dici, non ti preoccupare, tanto domani arriverà lo stesso, senti che per bello godi, no? Godi di tutto ciò che il Signore ci dà, perché il senso è riposto, il senso autentico è riposto in tutto ciò che tu riesci ad esperire e a metabolizzare, a fare tuo, per poter continuare a godere di una speranzella di evoluzione.
E allora qual è l'essenza, lo scopo della vita? Bisogna rizzarsi in piedi, riuscire a trasmettere questa sana abitudine ai nostri figli, e occorre avere due leve superiori che terminino in estremità prensili per cogliere frutti e afferrare il modellare freddi. È infatti in tal modo che si costruiscono il famoso Golden Gate Bridge, gli Schutter e tutto il resto. E questo è voglia di poter osare l'impensabile e l'impossibile, di camminare e andare avanti pur senza riuscire mai a sapere dove stiamo andando. La vita è dunque un sistema integrato con una voglia di potere? Anche. E così sia. Fine della filosofia. Questo è un dire che prepara l'ambiente e ci prepara ad entrare in maniera più consona all'interno di quello che vi farò adesso vedere. Signora Lombardo, prego. La signora Lombardo è quella che prepara materialmente le diapositive dove sono così concentrati i lavori che facciamo come cenacolo e come centro ufologico. È bravissima, è veramente una, come si dice, un applauso. Gli ultimi modelli di quello che in realtà è successo.